gravità delle violazioni procedurali, se lei intende, nel caso in cui lei intendesse proseguire nel votare, nel votare un testo base che non esiste, non è passato i testi normativi, non è stato abbinato, non ha seguito l'esame preliminare e non è stato votato come testo base o testo abbinato. Perché, Presidente, se poi dall'articolo 25 prima siamo passati a 77,3, passiamo a 79, leggiamo chiaramente, comma 2, che il procedimento per l'esame di progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare, con l'acquisizione di elementi informativi, eccetera, eccetera, eccetera. L'esame preliminare è la prima fase che viene dopo l'abbinamento di un progetto. Presidente, io penso che lei abbia sfogliato, e le prego di prestare massima attenzione, ma sono certo che lo sta facendo. Ha dato una scorsa veloce al testo, che parla all'inizio di tabella A e di tabella B, che immagino costituiscano e rappresentino le circoscrizioni. Vogliamo fare oggetto di discussione in sede di referente, se possibile? No, Presidente, è inutile parlare, non condivido, non capisco sinceramente perché i colleghi stiamo parlando di lunedì, martedì 29:30. Qua stiamo davanti ad una violazione di natura procedurale. Una PDL che non esiste, la PDL che ad oggi non ha alcun valore a mio parere, perché non è passato il testo normativo, ma mi ascolti, dice che è composta, oltre che dagli articoli e dei commi, da tabelle che rappresentano le circoscrizioni, che sono importanti tanto quanto gli articoli e i commi, e che non ci sono. Quindi, Presidente, assuma la responsabilità del ruolo che lei ricopre e quindi prenda una decisione procedurale che rispetti il regolamento. È composta da tabelle e non ci sono le tabelle. Allora, non ci sono. Non ci sono altri interventi.